Io volevo ringraziare tutti voi, colleghi del presente e colleghi del futuro, e futuri colleghi, per essere qui oggi. Nel momento in cui abbiamo pensato di organizzare questa giornata, non sapevamo che cosa sarebbe successo in realtà, non ci saremmo mai aspettati di avere così tante richieste. E a un certo punto una delle nostre preoccupazioni era quella di non poter in qualche modo accogliere tutte le partecipazioni che in qualche modo ci piovevano un po' addosso. Oggi mi sembra che siamo più o meno tutti qui e questa è una cosa che mi conforta molto. Io volevo ringraziare tutta l'organizzazione dello studio che mi ha dato una mano, che ci ha dato una mano a far sì che questa giornata potesse in qualche modo esserci, e che con un lavoro assolutamente alacre, questa è una cosa che si dice sempre, però in realtà noi siamo un po' improvvisati, cioè i colleghi sono tutti psicologi, psichiatri, psicoterapeuti, abbiamo lavorato tutti facendo tutti un po' di tutto. E volevo ringraziare la professoressa McWilliams per essere qui, che molto gentilmente ha accettato l'invito. Vi ringrazio tutti e ci sentiamo dopo. For having me to this beautiful city. I would not have seen this part of Italy if Dr. Bova had not invited me, and I'm very grateful. And I want to thank him for bringing me and thank the other people who worked on this conference. I'd like to also thank Professor Esposito for reviewing my own work and for giving the developmental context that's so important in understanding these difficult patients. And to Dr. Pavan for a beautiful review of the challenges of difficult patients and the reasons why they are so difficult. I agreed to talk today about paranoid and psychopathic personalities, two of the most difficult kinds of people to help. Allora, innanzitutto i ringraziamenti iniziali. Grazie al dottor Bova e a tutta l'organizzazione per avermi invitato per la prima volta in questa parte d'Italia che non conoscevo. Volevo ringraziare anche la professoressa Esposito per avere tracciato inizialmente, fatto riferimento inizialmente a parte del mio lavoro, per aver parlato del contesto evolutivo e delle difficoltà che sono legate a questi pazienti così particolari. Un ringraziamento anche al professor Pavan che ci ha parlato delle sfide di questi pazienti, che pongono questi pazienti, e adesso mi accingo a cominciare la relazione mia di oggi, che riguarderà proprio le personalità paranoide e psicopatiche, che sono tra le personalità più difficili da trattare per noi. Vorrei parlare di qualche cosa che le personalità paranoidi e psicopatici e psicopatiche condividono. Entrambe queste personalità sono ritenute avere dei disturbi dell'attaccamento. Entrambi hanno gravi problemi di ostilità ed entrambi richiedono a noi di deviare in modo significativo dalle tecniche psicoterapeutiche standard, anche se le deviazioni che sono richieste nei due casi sono diverse. E sia i soggetti paranoidi che gli psicopatici possono avere bisogno di combinazioni diverse di terapia farmacologica e di psicoterapia. Le personalità paranoidi e psicotiche sono considerate entrambe accompagnate da segni prognostici gravi e, se si presentano insieme, possono essere particolarmente distruttive. Prima di affrontare più nello specifico le caratteristiche di queste personalità, vorrei distinguere un approccio più fenomenologico e inferenziale a ciascuna di queste condizioni da quelle che sono invece le definizioni di personalità paranoide e antisociale secondo il DSM.
Fino agli anni 60 i manuali diagnostici che utilizzavamo rispecchiavano soprattutto le esperienze dei terapeuti e presentavano in generale alcune ipotesi sulla struttura e sullo sviluppo delle personalità. Si verificarono poi due eventi che produssero un cambiamento fondamentale a partire dal DSM-3 che fu poi seguito dalle edizioni successive. La prima cosa che si verificò fu che i ricercatori cominciarono a criticare l'utilizzo di una terminologia comunque confusa, che richiedeva quindi un linguaggio che permettesse di guardare al soggetto dall'esterno e di poter verificare il soggetto sulla base di una serie di criteri che non necessitassero necessariamente il far riferimento a troppa letteratura o il far riferimento a troppe ipotesi psicoanalitiche. Il secondo evento importante si produsse all'inizio degli anni Ottanta, quando erano presenti nello scenario tutta una serie di orientamenti confliggenti tra loro, quindi non c'era solo la psicoanalisi, ma si parlava anche di psichiatria biologica, si parlava di orientamenti basati sui sistemi familiari, di orientamenti cognitivo-comportamentali, e quindi c'era veramente necessità di mettere a punto una tassonomia che non formulasse ipotesi di carattere psicoanalitico. A partire dal DSM-3 la ricerca è diventata più facile, nel senso che i ricercatori oggi possono far riferimento a categorie definite e possono concordare su determinati concetti. È diventato anche più facile per colleghi che appartengono a scuole teoriche diverse parlare tra loro, parlare di pazienti facendo riferimento a quelli che sono gli stessi sintomi. Questo cambiamento è stato sicuramente positivo dal punto di vista, come vi dicevo, della ricerca e per i diversi orientamenti, ma ha in qualche modo distolto la nostra attenzione dal capire quella che è l'esperienza interna di diversi tipi di psicologia, e in qualche modo ci ha privati di un maggiore atteggiamento di sensibilità verso i pazienti. Il mio lavoro si è quindi concentrato su un tentativo di ripristinare, di riportare questa comprensione all'interno anche di tutta la parte didattica degli psicoterapeuti, della formazione degli psicoterapeuti. Non soltanto i libri che sono stati pubblicati in italiano, ma anche il mio lavoro sul manuale di diagnostica psicodinamica rientrano proprio nel quadro di un tentativo di riportare la nostra attenzione sulla esperienza soggettiva, sulla complessità delle persone e sulla complessità delle persone in quanto soggetti psico-biosociali. Quando mi resi conto per la prima volta di queste necessità, stavo partecipando a un corso di formazione presso un ospedale psichiatrico. Era stato organizzato un incontro, un colloquio con un paziente particolarmente difficile. Ero io a condurre il colloquio di fronte agli psichiatri in formazione. Il colloquio andò bene e la paziente arrivò a dire cose che non aveva detto ai medici che la seguivano normalmente nell'ospedale, e poco dopo sentì un giovane medico che diceva: ma quella frase, quella domanda che ha posto Nancy McWilliams è qualcosa che funziona veramente bene, la userò sempre anch'io. A quel punto ero particolarmente curiosa, allora chiesi a questo medico: ma che cos'è che ho detto, qual è la frase che ho detto così speciale, cos'è questa domanda? E lui mi disse che la domanda così speciale era: mi può dire qualche cosa di più a riguardo? Tutto quello che il medico aveva imparato a chiedere soltanto domande del tipo: questo dura da più di 2 settimane o da meno da 2 settimane, di fare tutta una serie di verifiche rispetto al DSM.
per farvi un esempio di quelli che ho individuato come limiti del DSM, volevo presentarvi quella che è la definizione di questo manuale della personalità antisociale, sottolineando come viene posto l'accento sugli effetti del problema, sugli effetti del problema visti dall'esterno, piuttosto che sull'esperienza psicologica. Nella definizione della personalità antisociale che troviamo nel DSM c'è soltanto un criterio interno che è l'assenza di rimorso. Le altre categorie citate comprendono questioni come, per esempio, al paziente è stata posta una diagnosi di disturbo della condotta, del comportamento, è una persona che ha avuto problemi con la legge, ha avuto dei comportamenti criminosi. E queste sono tutte delle osservazioni esterne, ma per i terapeuti i criteri importanti che permettono di diagnosticare la psicopatia sono criteri interni. Comprendono elementi come la mancanza di empatia e l'incapacità di amare, l'uso delle persone come oggetti da manipolare, la ricerca costante di quel tipo di stimoli che sono stati citati dal professor Pavan, la mancanza di un range, di una gamma di emotiva ampia nella loro vita emotiva. Normalmente questi soggetti possono provare soltanto invidia e rabbia. La loro autostima sembra dipendere notevolmente dal fatto di riuscire a sfruttare gli altri e dal fatto di riuscire a prendere in giro gli altri, e fanno affidamento soprattutto sulla difesa rappresentata dal controllo onnipotente. La loro etica è del tutto utilitaristica, quindi sono assenti il rimorso, il senso della colpa o comunque un senso di coscienza. Il famoso ladro che era stato citato prima, quando lo psichiatra gli ha chiesto ma perché va a rubare nelle banche, la risposta è stata perché è là che ci sono i soldi. Però si possono avere tutte queste caratteristiche interne senza avere mai avuto una diagnosi di disturbo del comportamento, senza essere mai stati in prigione o avere problemi con la legge. E molte persone psicopatiche sono persone estremamente successo. E d'altro canto, invece, ci può essere magari stato nell'infanzia una diagnosi di disturbo della condotta e trovarsi poi successivamente ad avere problemi con le autorità, magari anche ad andare in prigione, però non nell'ambito di una personalità psicopatica, ma in seguito ad attività che vengono svolte perché si è leali a una gang, a una banda. E quindi c'è in questo caso una capacità di amare, solo che si amano dei criminali, dei ladri. In un'ottica di utilità alla ricerca, proprio per riuscire a sviluppare dei criteri diagnostici osservabili esternamente, secondo me il DSM tende a sovradiagnosticare dei comportamenti antisociali tra comunità più povere o minoranze, mentre tende a sottodiagnosticare questi stessi problemi invece tra ceti sociali più abbienti. I limiti che troviamo nel DSM per quanto riguarda la caratterizzazione della paranoia sono diversi, sono comunque ancora di disturbo per noi come psicoterapeuti. Il DSM descrive soltanto un tipo di paranoia, che è la paranoia persecutoria. Però una interpretazione più orientata all'interno, più inferenziale della paranoia, ci descrive proprio la paranoia come una condizione in cui il soggetto si basa rigidamente sulla proiezione e sul diniego rigido di ciò che viene proiettato. Nella paranoia persecutoria
l'ostilità viene proiettata e negata dal sé, e per cui la percezione che si ha è di percepire appunto ostilità e pericolo nei confronti di sé, e non invece di sentire che siamo noi a proiettare a esercitare questa cosa. Ma non c'è solo non c'è soltanto questo tipo di proiezione e di negazione, ci può essere anche un tipo di proiezione e di negazione che ha a che vedere con l'odio paranoide. Le mie qualità negative che inconsciamente io avverto come qualità da disprezzare sono qualcosa che io proietto su, per esempio, su gruppi, sui neri piuttosto che sugli ebrei, sulle donne o sui repubblicani. Facendo questo io proietto e anche nego di avere questi sentimenti, e in questo modo il mio odio si proietta su questi gruppi. Un'altra sindrome che fa parte della paranoia è la megalomania. All'interno della sindrome megalomanica la mia debolezza viene negata e proiettata, e per cui la conseguenza è che io sia l'onnipotente e veda invece te come il soggetto debole, il soggetto degno di disprezzo. Un'altra sindrome che fa parte della paranoia è l'erotomania, che è tipica degli atteggiamenti persecutori, delle molestie persecutorie. All'interno dell'erotomania è il desiderio a venire proiettato. Io non riesco a esperire totalmente il mio desiderio, e quindi ritengo che sia tu a incoraggiarmi, che sia tu ad amarmi. Un'altra sindrome, sempre dello spettro della paranoia, è la gelosia paranoide, dove è presente un difetto di attaccamento. La situazione è che io proietto questo attaccamento sul partner, per esempio, arrivando a ritenere che il partner abbia un attaccamento proibito nei confronti di altri, un attaccamento che rappresenta una minaccia nei miei confronti. Un'altra condizione, sempre dello spettro della paranoia, è quella che è stata definita proiezione delle intenzioni da parte dei kleiniani, ed è una condizione in cui se io rilevo che tu hai avuto su di me un effetto, ritengo che ciò sia dovuto al fatto che intendevi produrre questo effetto su di me. Per cui se inavvertitamente o involontariamente mi hai fatto del male, io ritengo che tu deliberatamente abbia voluto farmi del male. Riuscire da parte nostra a capire la paranoia come una proiezione di un contenuto psicologico che viene negato ci offre degli strumenti migliori per riuscire ad avvicinarsi appunto alle personalità paranoidi. Il fatto che il DSM, come vi dicevo, considera soltanto la paranoia persecutoria. E in questo ambito, come unico criterio, utilizza e considera il sospetto. Riteniamo però che nei casi dell'erotomania, per esempio, non sia assolutamente presente il criterio del sospetto, proprio perché è invece presente un convincimento molto forte che che sia la persona amata a desiderare noi come paranoidi. Il problema del DSM è spesso questo: il fatto che tenda a definire le personalità sulla base di tratti specifici e non sulla base invece del tema, della tematica della personalità, sulla base di convincimenti forti, delle difese dei pazienti, dei pattern emotivi e dei pattern anche interpersonali.